Non chiama Anchorage. Non chiama Anchorage. Serve urgentemente antitossina per difterite. Stop. Epidemia si sta diffondendo. Stop. Già morti 4 bambini. Stop. Aiutateci. 1925 there was a diphtheria. Nel 1925 ci fu un'epidemia di difterite a Nome e non c'era alcun mezzo per trasportare il medicinale se non con le mute di cani da slitta e con diversi mushers sulla pista da Nenana a Nome. In quei giorni sull'aeroporto di Anchorage infuriava una tempesta di neve e lo stretto di Bering era ghiacciato. Ma la ferrovia arrivava fino a Nenana e così, alle ore 23 del 27 gennaio 1925, il medicinale venne caricato da alcuni macchinisti dell'Alaskan Railroad sulla slitta di Wild Bill Shannon, il corriere postale che con i suoi 9 cani Malamute avrebbe coperto la prima tratta fino a Tolovana. Era stata organizzata una corsa a staffetta durante la quale 20 mushers, i guidatori di slitte trainate da cani, avrebbero seguito lo stesso percorso della posta lungo il gelato fiume Yukon, 675 miglia oltre 1000 chilometri verso ovest attraverso tutta l'Alaska. Siamo qui per ricordare gli eroi del 1925, lo stiamo facendo al loro vecchio modo. E pensate, questa è la stessa pista che è stata mantenuta tale quale fino adesso. Ecco, siamo all'altezza di Whiskey Creek sullo Yukon, quello è il punto dove Bill McCarthy consegnò il medicinale a Edgar Nolder. To Whiskey Creek, my father-in-law. Da Ruby a Whiskey Creek, il siero fu trasportato da mio suocero Bill McCarthy con i cani di un certo Digo Kid, per il quale all'epoca lui lavorava. E questa, invece, è la medaglia che ciascuno dei mushers ricevette dopo la corsa. Mio nonno era molto orgoglioso di aver fatto parte del gruppo di team che trasportarono il siero, perché era cosciente del grave pericolo che incombeva a Nome. Lui era cresciuto in un piccolo villaggio del nord che era stato decimato dalla difterite e conosceva già la gravità di quell'infezione, perché era rimasto orfano di padre e madre a causa di quella malattia. Una corsa per la vita che anche Steven Spielberg volle raccontare con il cartone animato Balto. Dal nome del capomuta che entrò a Nome con il siero. Una catena di solidarietà che a distanza di 80 anni affascina ancora grandi e piccini. Attenti, fate piano, hanno fatto un lungo viaggio. Mi chiamo Arad Kachikian e di mestiere faccio il masher, ovvero sia l'istruttore dello sport delle slitte trainate da cani, che in genere chiamiamo anche sled dog o mushing. Ed è stato proprio grazie a questo che negli ultimi 15 anni ho partecipato alle più importanti gare con cani da slitta del mondo, incluse la Iditarod e la Yukon Quest in Alaska. Sono gare di 1800 km che passano appunto per tutti i distretti minerari famosi per i racconti dei cercatori d'oro, della corsa dell'oro. È stato proprio partecipando alla Iditarod, la gara tra Anchorage e Nome, che sono venuto a conoscenza della corsa del siero, ovvero dell'impresa di Balto e degli altri 100 cani e 20 mushers che salvarono la vita alla comunità Inuit di Nome. Da allora veramente il mio desiderio è stato quello di ribattere quella pista immedesimandomi in quegli eroi, così per far conoscere questa storia dei bambini di ieri e bambini di oggi. Ehi, ciao! Così ho salutato Monica e Azad, li ho lasciati a badare alla scuola i nostri 40 cani e sono partito da Arvisio per questa avventura. Thank you.
no. Senti, voi che passiamo in bagaglio. Sì, prima voi. Bianca, è questa avventura nella natura e dentro di me. Ciao ciao, ciao ciao. Mi fa sognare, chiudo gli occhi per sentire il fruscio della neve e il silenzio tra noi. Grazie cani fratelli miei, per questa grande emozione, per questa voglia di correre insieme a me. Ma una spedizione così non si improvvisa. Si tratterà di coprire con una sola muta lo stesso percorso effettuato all'epoca da una staffetta di 20 team. Con la fantasia e tutto in armonia. Ho affittato una baita a Big Lake e mi fermerò in quelle zone per qualche settimana. Io e i cani dobbiamo innanzitutto acclimatarci. Bisogna pensare alla preparazione delle provviste di cibo, all'equipaggiamento e a tutto quello strano armamentario che serve in spedizioni dove le condizioni sono estreme. E poi preparare le balle di fieno per i giacigli notturni dei cani e spedire il tutto via posta ai villaggi, dove faremo sosta lungo la nostra rotta. Dovrò prendere contatto con le scuole che ci ospiteranno. Quando dormiremo nelle loro aule, il mattino, prima di ripartire, incontreremo gli studenti. Ogni aspetto tecnico e logistico va studiato e organizzato nel dettaglio. Cartine, percorsi, appuntamenti. E infine, qualche prova di sopravvivenza alla scala. Un po' di allenamento su pista, che se magari ci scappasse pure di battere quel record di 128 ore. Precederanno due motoslitte con rimorchio, con dentro tutto il necessario. Alla guida Beth, ex marine delle forze armate americane, e il suo compagno Keith, nato nel Minnesota, reduce dal Vietnam. Mio prezioso compagno di viaggio anche Gianni, l'amico cameraman. Le più belle riprese le fa disteso bocconi sulla neve. Per qualche tratto ci accompagnerà Christine Rowe di Nome, proprietaria di una compagnia aerea locale e appassionata di corse con i cani, e Sven Haltman, giovane burlone masher svizzero, così innamorato dell'Alaska da volercisi trasferire. Finalmente il gran giorno è arrivato.
partiremo dalla stazione di Nenana. Esattamente come in quell'inverno del 1925, abbiamo aspettato l'arrivo del treno da Anchorage, ultimo avamposto sulla strada di Nome. Qualche amico ci ha raggiunto per augurarci buon viaggio. Buon viaggio sulle orme di Balto. Prima tappa prevista, Old Minto. ...53 chilometri tra fitte boscaglie e piccoli laghi, risalendo il fiume Tanana ghiacciato. La pista a tratti è molto lenta, perché resa soffice dal vento. Arriviamo all'imbrunire, accompagnati da una splendida luna, dopo solo 3 ore e mezza di viaggio. Old Minto è un piccolo villaggio di casette di legno, adibito a centro di riabilitazione per gli indiani affetti da alcolismo o da dipendenza da stupefacenti. Abbiamo sistemato i cani con la paglia sotto le betulle. Questa notte siamo ospiti qui. Domattina si riparte per Tolovana. Partire in 16 è come preparare una piccola crociata. Innanzitutto bisogna svegliare la ciurma di alascani, che poltrirebbero volentieri un altro po'. Pulire e lasciare in ordine l'ambiente. E infilare ai cani 48 calzetti, chiamati booties, per proteggere le loro zampe dal freddo, dalle asperità e dal ghiaccio. Bisogna poi imbragarli e preparare il tiro. Mentre i miei compagni smontano le tende e ricaricano la motoslitta. Infine, come il crociato nella sua armatura, così mi infilo nella mia tuta termica.
What? No? To go to New Minto and then take the road to Old to Manly. And how far is that? Anche ai migliori può succedere di perdersi o di fare della strada a vuoto. Ebbene sì, abbiamo sbagliato clamorosamente pista, perdendo quella per Tolovana. Sono stati dei cacciatori d'alce a dirci che non stavamo andando nella giusta direzione. Cosa che nel frattempo ha dato fortunatamente modo alle alci di allontanarsi. Così siamo ritornati tutti assieme a Old Minto e per quella sera ci siamo consolati con una pizza all'ananas. Il giorno successivo, dopo 3 ore di viaggio faticoso su di una pista molto tortuosa e mal tenuta, siamo giunti finalmente nei pressi di Tolovana. La vecchia costruzione del Trading Post, che fu tappa della corsa del Siero, è bruciata diversi anni fa. E così ci siamo accampati in un'ansa della pista al riparo dal vento. Prima che faccia buio, bisogna anche sistemare e nutrire i cani. Un bidone, un po' di fuoco, dell'acqua calda, una stella in cielo. Scommettiamo che stasera si può fare senza la TV. Ma la nostalgia di casa comincia a farsi sentire. Approfitto dell'amico Tony per far arrivare a Monica 2 righe in cui le scrivo quanto mi manca. Edgar era nato nel 1904 e durante la corsa del Siero doveva avere 21 anni. Era un uomo meraviglioso. Mi ritengo molto fortunata che mi abbia scelta. Non beveva in 53 anni di matrimonio. Io non l'ho mai visto ubriaco. Abbiamo avuto 3 figlie, di cui 2 sono morte e la terza vive a Fairbanks. A Manley, che oggi è una comunità di circa 100 persone, ci fu il terzo cambio nella staffetta del Siero fra Edgar Callan e Johnny Folger. La solidarietà e l'amicizia sono valori davvero praticati dagli alascani. Così, per sdebitarci della loro cortesia, ripartendo da Tanana, aiutiamo la famiglia Moore a caricare il loro team di 16 cani da gara sul rimorchio. La nostra destinazione è la baita di Boneyard, che è chiamata anche Nicolai, dal nome della famiglia indiana che ne è proprietaria. Oggi la temperatura è fra i meno 35 e i meno 30 gradi centigradi. È una giornata meravigliosa, con poco vento e il cielo terso.
L'ideale per farsi una cavalcata di 44 miglia, circa 72 chilometri, sul maestoso fiume Yukon ghiacciato. Passiamo nei paraggi delle baite di Callans, dove l'indiano Titus Nicoli consegnò il pacco di medicinali al corriere Dave Corning. Sotto il cielo infuocato del tramonto, ci avviciniamo al capanno di Boneyard, dove troveremo tutto ciò che serve per un po' di ristoro. All the way so thin. Takes a long time to cut it. It's coming. In questo rifugio per pescatori e cacciatori del luogo c'è davvero ogni comodità. Legna da ardere. Delle brandine. Un tavolo, scorte di viveri. E una stufa dello Yukon. Prima di andarcene, lasciamo, a imperituro ricordo, un segno del nostro passaggio. Una cartolina commemorativa della nostra impresa. Sabato, 22 febbraio. Con una luce violetta che rende poco visibile la pista, partiamo alle 11 in direzione di Cochrane's, dove il corriere postale Harry Pitka prese in consegna il siero per portarlo fino a Ruby, dove lo attendeva Billy McCarthy, masher e cercatore d'oro. La sua destinazione era Whiskey Creek, chiamata così perché i contrabbandieri bianchi vi vendevano illegalmente alcol agli indiani. Con un team di 7 cani, guidato dal leader Pranks, Bill affrontò una fitta bufera di neve e dopo 28 miglia arrivò all'ufficio postale, dove Edgar Nolner era pronto a fare la sua parte nella staffetta. Il loro cambio fu fatto di notte, alle 22, con una temperatura di meno 40 gradi. Mio nonno di parte paterna era Bill McCarthy Sr. e quello di parte materna invece era Edgar Nolner Sr. di Galena. Sono orgogliosa, davvero molto orgogliosa, per quello che ambedue hanno fatto durante la corsa del siero per tutte quelle persone. Ma chi si trovò ad affrontare in quell'inverno del 1925 condizioni meteo davvero estreme fu Charlie Evans, 22 anni, figlio di una donna indiana e del droghiere del villaggio di Bishop Mountain, dal quale partì alle 5 del mattino dopo aver riscaldato il pacco di medicinali che era in viaggio ormai da 54 ore. Charlie, che d'estate lavorava come pilota di battelli sullo Yukon, si imbatté proprio in una pericolosa porzione di fiume aperto, riuscendo appena stento ad evitarla. Intanto la temperatura era scesa a meno 64 gradi e il coraggioso corriere, che non aveva l'equipaggiamento adeguato, dovette rallentare la corsa, ma decise di proseguire ugualmente per non ritardare la consegna del prezioso carico. Una scelta che costò seri congelamenti a lui e a due dei suoi cani. Dopo una crudele corsa di 48 chilometri, la slitta con l'antitossina raggiunse Nulato alle 10 del mattino successivo. Era sabato, terzo giorno di viaggio.
Il tempo non è stato clemente neanche con noi. Dopo l'arrivo a Ruby, si è scatenata una bufera che ci ha bloccato nel villaggio. Mentre eravamo in visita dai rappresentanti della comunità, due cani del mio team, probabilmente annoiati, si sono inventati un giochetto con i cordini di traino della slitta. I loro dentini aguzzi ne hanno lasciati interi ben pochi. Corda e ago cavo, ho pagato la mia distrazione cucendo fino a mezzanotte. Essi i cani mi hanno morso tutte le corde posteriori dell'imbragatura. Mi tocca rifare 6 su 12. Io sono stupido, they didn't go and buy me anything, but that's okay. Dopo 36 ore di sosta forzata, nonostante il tempo non migliorasse, abbiamo deciso di ripartire comunque alla volta di Galina. Il cibo per i cani si stava esaurendo e lì avremmo trovato nuove scorte. Non sono le temperature a spaventarci, ma 5 giornate intere di viaggio sotto una costante bufera di neve che copre alberi e pista, rendendo lento e faticoso il lavoro dei cani, tanto da costringermi a mettere in slitta la piccola Storm, sofferente di dolori muscolari. Una bella prova per spiriti indomiti, fra motoslitte che si rompono, accampamenti all'addiaccio e marce notturne fino a Junalakleet, il primo villaggio eschimese sulla costa del mare di Bering. Altri 190 km percorsi da Nulato a qui, una tratta che all'epoca fu coperta da ben 3 mute, quelle di Tommy Patson, Jack Screw e Viktor Anagic. Ho partecipato a 20 Iditarod ed il tempo di percorrenza del vincitore si è quasi dimezzato in questi 20 anni. Il miglioramento più evidente è stato nell'alimentazione dei cani. Chiunque all'epoca possedeva cani e slitte perché quello era il loro unico mezzo di trasporto. Li nutrivano con pesce e ciò che allora chiamavano tallow, un mix di carne di manzo e grasso macinati e un impasto di gran turco cucinati assieme. Oggi sappiamo che ciascun cane consuma tra le 10 e le 11.000 calorie al giorno e oggi abbiamo gli alimenti che forniscono tutta questa energia. Questa è la ragione per la quale possono correre dai 160 ai 240 chilometri al giorno. Sette o otto cani aveva mio marito. No, non erano molto grandi. Della stessa taglia dei cani da slitta di adesso. Huskies or Malamutes? Non lo so. Erano dei bravi cani. Questo era importante. Do you remember what Edgar used to feed the dogs? Oh yeah, used to feed them. Certo, pesce fresco o essiccato, del riso ed estate grano turco. Da Junalakleet in poi è cambiato tutto, paesaggio e condizioni meteo. Un vento caldo che soffia da sud-ovest fa sciogliere neve e ghiaccio ed esondare fiumi e ruscelli.
Sulla rotta per Schachtulik è la tundra desolata ad accoglierci, con una pista poco segnata e piena di sassi. Nei primi decenni del Novecento, per Miles Gonangan, questa era la strada di casa. My grandfather was a mail carrier between. Mio nonno era corriere postale di professione e lo esercitava tra una Laclede, St. Michael e Schachtulik. Per questo conosceva quelle piste perfettamente. Non mi ricordo quante volte alla settimana lui viaggiasse su quelle rotte con i suoi cani, anche se non so quanti ne avesse al tempo della corsa del siero. Qualcuno ci ha indicato una scorciatoia sotto costa sul mare di Bering ghiacciato. Il fatto è che oggi è ghiacciato così così. Mi sento di affermare che viaggiare su un crostello di soli 15 centimetri, con un teso vento di poppa che ti spinge al largo, non è propriamente un'esperienza esaltante. I cani del mio team rivelano doti acquatiche, ma una motoslitta con rimorchio pesa senza il conducente circa 400 kg. Prima che faccia buio, possiamo osservare da debita distanza le onde del mare sulla costa. Nel 1925, Gonagnan scelse la pista alta sulle colline, più lunga ma più sicura. Miles Gonagnan fu uno dei corrieri postali della corsa del siero da una Laclede a Schachtulik. Crescere con loro, con i miei nonni, è stato veramente bello per me. Lui amava la musica, l'arte, i fiori e le cose così. Da lui ho imparato ad amare tutto questo. Mi suonava la chitarra e cantava le nostre canzoni tradizionali. Tutto ciò aveva grande valore per me. I nonni parlavano con me nella nostra lingua, l'Inupiat, solo in casa. Non c'era concesso farlo fuori, perché alla generazione di mia madre fu vietato esprimersi nella lingua nativa, dai missionari e dagli insegnanti che gestivano le scuole. Se lo avessero fatto, sarebbero stati pesantemente puniti. Così mia nonna decise che io non dovevo assolutamente parlare la nostra lingua. Loro mi parlavano in eschimese, ma io dovevo rispondergli in inglese. E se per caso usavo termini eschimesi, lei mi fermava e mi diceva: no, devi parlare in inglese. No, speak English. Sono insegnante presso la scuola elementare di Ruby, dove insegno ai bambini anche la nostra lingua nativa, la Tabascan, che sto imparando a mia volta, e insegno canzoni della nostra tradizione. A tutt'oggi i bambini hanno imparato 5 canzoni, 4 canzoni, più la filastrocca di Robin. Tears of Sydney.
In quel gelido gennaio del 1925, i bambini di Nome stavano per essere sterminati dalla difterite. Certamente a loro e a sua figlia Sigrid pensava Leonard Sepala quando partì da quel villaggio per andare a Nulato, sullo Yukon, dove gli era stato detto di recarsi per prendere in consegna il medicinale. La sua slitta, tirata da 20 cani, era guidata da Scotty e dal piccolo e tozzo Togo, un cane da villaggio degli indiani d'Alaska che all'epoca aveva già ben 12 anni. Sepala ne aveva invece 48 ed era il masher più famoso e decorato dei suoi tempi. Con quel cane, che era il suo preferito, aveva vinto le più importanti competizioni e persino accompagnato l'esploratore Amundsen nella sua spedizione verso il polo. Alle porte di Shaktulik, dopo 3 giorni di viaggio solitario, vide un masher in difficoltà che cercava di sedare una rissa fra i suoi cani Malamutes. Era il corriere Henry Ivanov e aveva con sé il prezioso siero. Sepala non sapeva che era stata attivata una staffetta di solidarietà per Nome. Quando Ivanov lo riconobbe, lo chiamò a lungo per informarlo che il medicinale era già lì e decidere sul da farsi in quella critica situazione. Le guide di Shaktulik sono rientrate da un giro di ricognizione sulla baia di Norton e ci hanno dato l'ok per la partenza. Il pungente vento del nord ha fatto il suo lavoro, rigelando tutte le pozze e le parti esondate e rendendo quindi nuovamente percorribile la pista più pericolosa della nostra avventura. Così, dopo 2 giorni di sosta forzata, riprendiamo il nostro cammino verso Nome. La temperatura è di meno 28 gradi, ma il cielo terso e la giornata splendente ci regalano finalmente qualche ora di viaggio in tutto relax sull'oceano ghiacciato. Non abbastanza, però, da attraversare da est a ovest la baia di Norton, come fece quasi 80 anni fa Leonard Sepala. La nostra rotta resterà più vicina alla costa, attraverso i villaggi di Koyuk e Ilim. Leonard Sepala arrivò da là in fondo, praticamente, e attraversò quello che oggi non è possibile attraversare, quel pezzo di mare aperto. La linea di demarcazione è proprio netta, lì c'è acqua, ragazzi. Nonostante Sepala e i suoi cani fossero già duramente provati dai 270 chilometri percorsi da Nome a Shaktulik, lui e Ivanov concordarono sul fatto che la muta pluridecorata di Sepala era molto più adatta a ripercorrere quel tratto insidioso del mare di Bering fino al cambio successivo previsto a Golovin. Il team di Ivanov era certamente più fresco, ma sembrava non obbedirgli troppo, mentre i cani di Sepala, masher di enorme esperienza, avrebbero potuto seguire le loro stesse tracce, ripercorrendo al contrario quell'insidioso tratto. Alle 15 del giorno successivo, dopo un'estenuante corsa senza soste con temperature vicine ai meno 60, Togo e Scotty arrivarono alla Dexter's Roadhouse nei pressi di Golovin, dove passarono il testimone a Jack, il leader del team di Charlie Olson. Olson, classico pioniere alascano, corriere postale e cercatore d'oro, nel villaggio oggi abbandonato di Bluff, consegnò il medicinale al masher norvegese Gunnar Kasen. Kasen lavorava nell'allevamento di siberiani che Sepala aveva a Nome. Era sempre vissuto nella sua ombra e anche in quell'occasione guidava una muta dei suoi cani con in testa Fox e Balto, del quale Sepala aveva poca considerazione e con il quale invece Kasen aveva un buon figlio. Affrontarono insieme una terribile tempesta di neve con vento a 130 km orari, durante la quale la slitta si rovesciò perdendo il prezioso medicinale. Bella presa, Balto! Recuperato il carico, arrivarono finalmente alle 2 del mattino alla Safety Roadhouse, remota stazione di posta, dove sarebbe dovuto avvenire l'ultimo scambio con Ed Ron. Quest'ultimo però dormiva, avendo avuto ordine di attendere la fine del maltempo.
Non sapremo mai se fu vero gesto d'eroismo o un puro calcolo per entrare nella storia, ma Kaasen decise di tirare dritto. Early this morning, Gunnar Kaasen and his lead dog Balto mushed the last few frozen miles into the plague-ravaged township of Nome in the far north of Alaska. Dopo un estenuante viaggio notturno di 53 miglia, circa 85 chilometri, in condizioni meteo pessime, alle 5.30 del 2 febbraio 1925 arrivò all'ospedale di Nome, dove consegnò il siero antidifterico nelle mani del dottor Welch. Anche noi ormai siamo in dirittura di arrivo. Negli ultimi giorni i miei capomuta sono Fulmine e Bufera. Lightning e Storm. Sono giovani, ma stanno imparando. Nome oggi ha 4.000 abitanti e uno splendido ospedale. Ci arriviamo dopo 1.205 chilometri coperti in 96 ore effettive di viaggio. Vogliamo ricalpestare tutte, fino all'ultima, le orme di Balto e della sua corsa del siero. Una corsa che lasciò purtroppo dietro a sé anche una inopportuna e amara coda di gelosie, avendo la stampa, come spesso accade, scelto il suo eroe da portare alla ribalta. Non fu dato molto credito ai primi mashers della corsa del siero che provenivano da questa zona, ma solo agli ultimi due team prima di Nome. In effetti, tutti avevano lavorato allo stesso modo come quelli di lassù. Insieme ce l'avevano fatta in 5 giorni fra Nenana e Nome, e ciò fu straordinario. Così si espresse Leonard Sepala quando venne inaugurata in Central Park a New York una statua in onore di Balto. Era più di quanto potessi sopportare quando Balto, il cane della stampa, ricevette per la sua gloriosa impresa una statua che lo raffigurava con i colori di Togo e gli attribuiva tutti i suoi record. Balto si affermò come il più grande leader d'Alaska, anche se non aveva mai fatto parte di un team vincente. Lo so, perché io ero il padrone ed avevo cresciuto sia Balto che Togo. Beghe che certamente non importavano nulla ai nostri amici a quattro zampe e che assai di più avevano a che fare con vanità e invidie umane. Ma tant'è che Sepala vendette in blocco la muta che Kaasen guidò verso Nome e Balto, Fox e gli altri finirono a fare i buffoni in spettacoli itineranti e a riempire le tasche di impresari senza scrupoli. Per fortuna c'è un lieto fine. Così come Balto e la sua muta salvarono dei bambini in pericolo di vita, così furono dei bambini a salvarli. Fecero una colletta per riscattarli e offrirono loro una dignitosa pensione nello zoo di Cleveland, in Ohio, dove Balto morirà all'età di 14 anni. Non tornerà mai più a casa. Anche se un po' scolorito, lo si può ancora vedere al Museo di Storia Naturale di quella città. Il corpo imbalsamato di Togo si trova invece a Wasilla, in Alaska, nella esposizione dedicata alla più spettacolare gara di slitte del mondo, la Mille Miglia dei Ghiacci, la Iditarod, che nella lingua degli indiani Athabascan vuol dire il posto lontano. Ma l'Alaska non è solo un posto lontano che offre il maestoso silenzio delle immense distese gelate, lo stupore di due soli, la poesia della tundra o l'incanto di aurore infuocate come tramonti. Qui, lo avrete capito, quasi tutto è fuori dall'ordinario, dagli incontri che si fanno alle vite che si vivono.
Thank you. Koyana.